Tutti ragazzi e ragazze, come state? Spero che tutto vada bene. Se siete nuovi nel mio canale siete i benvenuti, se invece siete già iscritti siete i bentornati. Oggi sono qua con la seconda parte dove insieme a voi decido la lista di libri che devo leggere entro la fine di agosto. Ieri ho fatto la prima parte, quindi in caso non l'aveste vista andate a recuperarla immediatamente perché è veramente bellissima. Ovviamente con tanta umiltà lo dico. Comunque, detto questo, direi di iniziare con il video. Ieri ci eravamo fermati a Dangerously Mine, che ho iniziato proprio oggi. Sono già al capitolo 15 e che ve lo dico a fare, mi sono già innamorata della storia. È bellissima, è strascorrevole, merita veramente tanto. Lascia l'ansietà e a parte questo ho perso la mia voce perché ho urlato tutto il pomeriggio su Aida, su quanto fosse stupido, a volte intelligente, a volte stupido, no? E quindi niente, vi dico che non vedo l'ora di portarvi la recensione. Però per me se continua così sarà sicuramente un 4 stelle su 5, spero di darle 5 stelle su 5 magari. Con il progresso della storia però sono sicura che il secondo lo leggerò, ma merita veramente tanto, quindi cioè, per ora mi sta piacendo. Comunque direi di lasciare la recensione di Dangerously Mine per un altro video e di iniziare con il nostro video. Prima però voglio ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Se vi va accendete la campanellina e lasciate un bel like. Commentate con la lista di libri che voi avete intenzione di leggere ad agosto. E detto questo direi di iniziare con il video. Prima però facciamo partire l'intro. Allora ragazzi, un altro libro che avevo pensato, faccio un attimo il resoconto della situazione. Per ora ho pensato di leggere Sulle tracce di Jack lo squartatore, Una brava ragazza e una ragazza morta, La canzone di Achille, Offline, Stigma, Dangerously Mine, e stavo pensando di leggere Dance of Wolves. Vi dico un po' di cosa parla, qua non mi dà. Non dex, sono tipo 28 capitoli, ok, molto buono, però non mi dà la trama del libro. No, ok, eccola, ci sono zero recensioni, strano. Comunque direi di leggerlo. Allora, Hyde è una stella del basket ribelle che non vuole impegnarsi. Chloe è una fotografa romantica che ha paura di donare il suo cuore. Una storia d'amore tormentata, piena di passione. Lui, cioè, questa dovrebbe essere una fase del libro. Lui e io non avevamo solo nature diverse ma opposte che si incastrassero come i cocci rimanenti di due cuori infranti. Era solo un cattivo gioco del destino. Dopo la fine di un grande amore, Chloe lascia Los Angeles per trasferirsi a Chicago con suo padre Phil, che è appena diventato l'allenatore dei Taurus, la squadra di basket della città. Con l'incarico di fotografo ufficiale, la ragazza immortala i giocatori durante i loro allenamenti, le partite e i momenti di svago, raccontandoli in modo inedito. Nonostante lei cerchi di evitarlo in tutti i modi, il suo obiettivo viene continuamente calamitato da Hyde Rice, il capitano, campione in campo e ribelle nella vita. Hyde è irresistibile, ma anche indisponente, a volte brusco e spesso troppo diretto. Sebbene sappia di dover restare lontana per proteggere il suo cuore, Chloe ne è irrimediabilmente affascinata. Riuscirà a resistere all'attrazione o alla fine cederà alla passione? Io vi dico che pensavo di leggerlo perché quando sono andata al fermacopie di Rocchia ho visto questa ragazza che era entrata a comprare il secondo, mi sembra, e gli ho chiesto un po' com'era, ha detto che comunque era molto bello e che ci stavano e quindi mi aveva convinto. Però leggendo ora la recensione, io diciamo non mi sento pronta a leggerlo questo mese, non, per questo mese diciamo non mi attrae, ecco, non mi affascina. E poi di fotografi ultimamente mi sto soffermando solo su quelli perché ho già letto Twist Love dove Ava era una fotografa, sto leggendo ora Dangerously Mine dove tutto è iniziato perché la ragazza vuole entrare nell'accademia di fotografia, non mi ricordo ancora il suo nome, Biondina, cioè la chiamano Biondina però in realtà si chiama. Ora con permesso vado a cercare il suo nome perché io ho questo problema, che non riesco a ricordarmi i nomi, cioè mi ricordo il nome suo che è Aidan, ma della ragazza non me lo ricordo. Niente, no, niente, non riesco a ricordarmelo, uffa.
Mi sta salendo il nervoso perché devo ricordarmi tutto quanto. Aria! Madonna, ecco. Infatti sapevo che iniziassi con la A comunque. Quindi per me Dance of Wolves probabilmente mi ucciderete, ma è un no assoluto. Poi pensavo di leggere Shattermi, che avevo già iniziato, come ben sapete, ma ho interrotto per iniziare Dangerously Mine, la miglior scelta che abbia mai fatto in vita mia. Mi sembra che sia una trilogia. Qua mi dà Shatter Me, Unravel Me, Death Me, Restore Me, Imagine Me, Fracture Me, Shout Me, Ignite Me. Ok, troppi. Troppi. E vi dico che dall'inizio del libro mi è piaciuto un sacco. Infatti inizia con 264 giorni che erano passati, no? Che lei non aveva un contatto con un umano, così. Però andando avanti per ora non mi sta piacendo. Qua vi leggo un po' la trama per chi non la sapesse. Io parlo solo del primo, ovviamente, poi quelli più in avanti li leggerò, cioè se mi piace il primo, se riesco a finirlo, leggerò anche quelli. Comunque già lo aggiungo alla lista senza che la trama debba convincermi perché l'avevo già iniziato, perché non sapevo cosa iniziare. Shattermi mi sembrava un'ottima idea. Comunque, 264 giorni rinchiusa in una cella, senza contatti con il mondo, perché Juliette ha un potere terribile. Se tocca una persona può ucciderla. Ma qua mi stanno già spoilerando tutto, nel senso, ok che avevo capito che odiasse le persone, ma pensavo non così, cioè, se mi dite così mi avete già spoilerato tutto, io volevo scoprirlo da sola. Comunque, a tenerla prigioniera è la Restaurazione, un gruppo militare che intende usarla come arma. Ecco. Cioè, mi stanno già spoilerando tutto, ma allora che senso ha leggerlo? Un giorno nella sua cella entra Adam, io vi giuro che lo amo, un soldato semplice che scopre di essere immune al suo tocco. Insieme possono fuggire e unirsi ai ribelli che si battono contro la tirannia, ma il confine tra bene e male è spesso oscuro e per Juliet non sarà facile capire di chi fidarsi, né accettare il proprio potere distruttivo per metterlo al servizio della resistenza, e ancora meno scoprire che quasi tutte le sue certezze erano sbagliate. Il volume contiene le tre opere, Shatter Me, Unravel Me e Ignite Me. Qua parla di cosa contiene il libro che potrei comprare online. Comunque, se prima avessi cercato un attimo la trama, sarebbe stato un no per questo mese perché ho paura di entrare in blocco, dato che con l'inizio della scuola, no? Devo pensare anche ai compiti e tutto, ho un sacco paura di entrare in blocco. Però ormai l'ho iniziato e non sembra neanche niente male. Il problema forse è che per adesso per me è troppo noioso. Infatti, se all'inizio i primi capitoli io lo adoravo, cioè i primi tre capitoli mi sembra, vi dico subito dove sono arrivata, però mi sembra comunque là, quindi. Allora, Shattermi. Ecco, capitolo 5. Cioè, mi sono fermata proprio là, alla pagina 3 circa, ma perché non mi piace, ecco. Però ormai l'ho iniziato, io sono una che se inizio un libro lo finisce per forza. Quindi Shattermi, sfortunatamente, mi tocca leggerlo. Magari poi mi ricrederò anche perché guardando un po' su BookTok e su Instagram, moltissime persone, cioè, lo adorano, fanno un sacco di video su questo libro e io vorrei capire un attimo diversi meme che mettono in giro, no? Quindi lo inizio, ma non so se andrò avanti anche con gli altri, dipende. Forse inizierò il secondo nella speranza, però comunque per adesso, per me, se devo essere sincera, i primi 5 capitoli che ho letto sono 3 stelle scadenti, quindi non lo so, però boh, andiamo avanti. Ragazzi, The Selection Saga, per chi non lo sapesse vi dico la trama, però io avevo già letto, mi ricordo, l'anno scorso il primo, The Selection, e io l'ho amato, ma veramente tanto. Ho amato Max, ho amato la ragazza, ho amato. Cioè, io non riesco mai a ricordarmi i nomi, non so perché. Comunque, ho amato la ragazza, merita veramente un sacco, mi piace veramente tanto. Quindi per me è un sì. Vi leggo un attimino con la trama. In un futuro lontano, in un paese devastato dalla guerra e dalla fame, l'erede al trono seleziona la propria moglie grazie a un reality show spettacolare. Per molte ragazze la selezione è l'occasione di una vita, l'opportunità di sfuggire a un destino di miseria e sognare un futuro migliore, un futuro di feste, gioielli, abiti
ragazzi scintillanti, ma per America è un incubo. A 16 anni l'ultima cosa che vorrebbe è lasciare la casa in cui è cresciuta per essere rinchiusa in un palazzo che non conosce, perdendo così l'unica persona che abbia mai amato, il coraggioso e irrequieto Aspen. Vi dico solo che poi si rincontrano. Poi però America conosce il principe Maxon e le cose si complicano perché Maxon è affascinante, dolce e premuroso e può regalarle un'esistenza che lei non ha mai osato immaginare. Comunque America Singer qua mi dice che ha 17 anni, Maxon qua non mi dice quanti anni ha, oh madonna pensavo 85, mi ero spaventata, e poi Aspen, non lo so, io l'ho adorato, mi ricordo che anche una mia compagna di classe che l'aveva letto, no, gliel'avevo dato, gliel'avevo consigliato, io l'ho adorato e io devo leggere il secondo ed è molto raro, io ve lo dico veramente, è molto raro che io vada avanti con i libri che, cioè, che sono tipo più di un libro, no? E per ora l'unico libro che era una serie che io ho letto e ho finito e adorato è stato Harry Potter ed è stato l'unico perché sono abituata io a leggere un libro che ha un inizio e una fine che devo aspettare per forza il terzo libro e il secondo. Quindi per ora Harry Potter è stato l'unico e secondo me The Selection è una delle tante che mi sta ispirando a continuare perché voglio sapere come finisce, tant'è che mi ricordo che una volta che ho finito il libro io immediatamente sono andata a cercare se c'era un continuo perché volevo saperlo. Comunque il libro, il secondo libro ed è Elite. Ora vi cerco la trama di The Elite. Comunque a breve porterò anche la recensione di The Selection. Per me c'era un sì assoluto l'anno scorso, magari non mi piacerà più quest'anno, ma per me era un sì, quindi continuerò con un sì. Allora, la recensione di The Elite, 35 ragazze, così era cominciata la selezione, un reality show che per molte rappresentava l'unica possibilità di trovare finalmente la via di uscita per un'esistenza di miseria, l'occasione di una vita, l'opportunità di sposare il principe Maxon e conquistare la corona. Ma ora, dopo le prime durissime prove a palazzo, sono rimaste soltanto 6 aspiranti, l'elite. America Singer è la sua favorita, eppure non è felice. Il suo cuore, infatti, è diviso tra l'amore per il regale e il be e bellissimo Maxon e quello per il suo amico di sempre, Aspen, semplice guardia palazzo. E più America si avvicina al traguardo, più è confusa. Maxon le sa regalare momenti di pura magia e romanticismo che la lasciano senza fiato. Con lui America potrebbe vivere la favola che ha sempre desiderato, ma è davvero ciò che vuole? Perché allora ogni volta che rivede Aspen si sente trascinare nella nostalgia per la vita che avevano sognato insieme. America ha un disperato bisogno di tempo per riflettere, mentre lei è tormentata dai dubbi, il resto dell'elite però sa esattamente ciò che vuole e America rischia così di vedersi scivolare via dalle dita la possibilità di scegliere perché nel frattempo la selezione continua più feroce e spietata che mai. Poi qua ci sono anche gli altri, però io non vedo l'ora veramente di finirli tutti ed è molto strano perché io sono una che non, diciamo che non è una che continua con le saghe, come ve l'ho già detto prima, però per me è un sì, d'elite, lo leggo assolutamente. Spero di. Probabilmente lo lascerò per ultimo perché sono riuscita ad aspettare tutto questo tempo. Ci sono libri che sono nella mia lista da mesi e quindi probabilmente lo lascerò ancora, però non lo so. Un altro libro è Sangue e Cenere. Cioè, che ve lo dico a fare? Da quel che ho capito dovrebbe esserci il terzo, non ho ben capito perché ne parlavano un po' lì su Instagram, però boh. Comunque vi leggo un po' la trama, ma per me è già un no. Non lo so, cioè per me non ho intenzione di leggerlo questo mese, ecco. Oh mio Dio, è la recensione più lunga che io abbia mai visto. Una fanciulla scelta dalla nascita per dare vita a una nuova era. Poppy non è mai stata padrona della propria vita. La sua è un'esistenza solitaria in cui tutto le è proibito. Nessuno può guardarla né toccarla o rivolgerle la parola. Non è nemmeno libera di usare il proprio dono. Può solo aspettare il giorno della sua ascensione chiedendosi che cosa accadrà, mentre preferirebbe di gran lunga stare con le guardie e combattere il male che ha distrutto la sua famiglia. Ma lei, la Vergine, non ha mai potuto decidere per se stessa. Un dovere, il futuro del regno è sulle sue spalle, anche se lei quel fardello non l'ha mai voluto, perché anche la Vergine ha un cuore, un'anima di desideri, e quando nella sua vita entra Hawk, la guardia incaricata di proteggerla e sorvegliarla, oddio, qua mi ricorda un sacco, sempre il libro di The Twist Love, non mi ricordo se è l'ultimo, mi sembra che sia l'ultimo.
e non vedo l'ora di leggerlo. Comunque, eccola, il destino e il dovere si intrecciano inesorabilmente con il desiderio. Quel giovane dagli occhi dorati alimenta la sua rabbia, la spinge a mettere in discussione tutto ciò che ha sempre creduto, la sfida a provare sensazioni nuove e inesplorate. Un regno abbandonato dagli dei, temuto dai mortali, un nuovo regno sta risorgendo dalle ceneri, determinato a riprendersi ciò che gli spetta. L'oscuro avanza assetato di vendetta, ma più l'ombra del male si avvicina, più il confine tra ciò che è giusto e sbagliato diventa sottile, e quando la trama insanguinata ci tiene insieme e il suo mondo inizia a sfaldarsi, Poppy non rischia soltanto di essere ritenuta indegna dagli dei, ma anche di perdere il proprio cuore e la sua stessa vita. Per me è un no. Non c'è neanche bisogno che vi dica il perché, non è il mio genere di libro, non mi sembra tutto sto granché, oppure semplicemente lo voglio avere fra le mani, probabilmente anche quello, quindi non voglio leggerlo qua sul telefono, sul computer. Però per questo mese io salto, anche perché qua la lista sta diventando infinita. Allora, andiamo avanti con Nel modo in cui cade la neve, che è sempre un libro di Erin Doom. Ok, eccolo. Vi dico che questo penso che per me sia un no per questo mese almeno, perché questo lo voglio avere cartaceo. Quindi se lo aggiungo alla lista, questo lo devo comprare per forza cartaceo, perché i libri di Erin Doom non riesco a leggerli sul telefono. Quindi sia Nel modo in cui cade la neve che Stigma lo comprerò cartaceo, però uno dei due lo rimanderò al prossimo mese. Già ve lo dico perché io i libri di Erin Doom, se non sono tra le mie mani, non riesco a leggerli. Comunque, nel modo in cui cade la neve, penso che un po' tutti conosciate la trama, però io ve la dico. Un cuore candido come la neve, un amore che infuria come la bufera, un segreto prezioso da custodire oltre la morte. Ivy è cresciuta fra laghi ghiacciati e boschi incontaminati, circondata dalle nevi che tanto ama. Ecco perché quando rimane orfana ed è costretta a trasferirsi in California, riesce a pensare soltanto a ciò che si è lasciata indietro. Il Canada, la sua terra, è un vuoto incolmabile. Tra quelle montagne c'è il passato a cui la ragazza è tanto legata, lo stesso che a sua insaputa le ha cucito addosso un segreto pericoloso. Adesso l'unica famiglia che le rimane è quella di John, il suo dolcissimo padrino. Le basta poco però per capire che il figlio di John Mason, oh mio Dio, non è più il bambino stendato che da piccola ha visto in foto. Ormai è cresciuto, agli occhi affilati di una bestia selvatica, un volto simile a un corvo di ombre. E quando le sorride torvo per la prima volta, incurvando le labbra perfette, Ivy si rende conto che la loro convivenza sarà più difficile del previsto. Mason, infatti, non la vuole lì e non fa niente per nasconderlo. Mentre tenta di restare a galla tra le onde impetuose, nella sua nuova vita si arriva all'oceano, il Canada e i suoi misteri non smettono di tormentare Ivy. Riuscirà il suo cuore, candido come la neve, a fiorire ancora vincendo il gelo dell'inferno? Ragazzi, che vi devo dire? Mi sembra un po' il fabbricante di lacrime, però solo che stavolta, cioè, tipo, lei non è stata adottata, no, loro non sono stati adottati, e quindi questo è un incesto bello buono, però non lo so, per me è un sì, ragazzi, che vi devo dire? Cioè, sono strana, però boh, gli incesti mi intrigano, quindi nel modo in cui cade la neve per me è un sì. Comunque, per chi se lo stesse chiedendo, io non faccio una lista carina ora, ma la farò dopo. E niente, ve la farò vedere l'ultimo del mese per aggiornarci un po'. Comunque, questo quindi è un sì urlato e niente, ho finito. Stavo scorrendo un po' i libri che ho scelto, mi è uscita una foto di Rocchia che è carina. Comunque, ora prendo invece i libri che già ho in casa e che sono nella mia pila della vergogna da maggio e che mi tocca leggere per forza. Alcuni sono anche per la scuola, altri invece sono perché mia madre mi ha minacciato di non farmi più leggere se non li leggo. Allora, sono quattro libri, quindi direte: ma cosa ci sarà mai di così difficile tutto quanto? Perché non ho voglia di leggerli. Comunque, il primo è Siamo tutti fatti per essere felici. Questo, diciamo, è più un libro psicologico, ecco. Non è per la scuola, è stato un regalo di mio padre e l'avevo già iniziato a ottobre. Oh mio Dio, ho detto così, suona, cioè suona malissimo. Comunque l'ho già iniziato a ottobre e lo continuerò. Ma se cercassi la trama su Google e poi dicessi a mia madre che l'ho letto tutto, secondo voi mi crederebbe?
No, non credo. Allora mi sa niente che mi tocca leggerlo. Sono no, che io mi voglio uccidere. Ah, che cosa carina! Non l'avevo notata questa cosa. Vabbè, comunque sono 254 pagine e in fondo al libro ci sono. C'è un libro, c'è un posto per mettere le nostre annotazioni, no? E poi ci sono tipo diversi libri che possono aiutarti magari ad avere più fiducia in te stessa. E sapete che vi dico? Tanto, cioè io come scuola faccio lo scienze umane, no? Quindi potrebbe molto aiutarmi e per me questo ho molta paura di dire sì perché non mi sento pronta a leggerlo. Rimando la sospensione del giudizio. I castelli di rabbia di Alessandro Baricco è un sì assoluto perché l'avevo già iniziato prima di iniziare Dangerously Mine e prima di iniziare Shatter Me. Quindi i castelli di rabbia per me è un sì. Castelli. Di rabbia. Per me un sì, mi piace un sacco l'inizio, cioè sono all'inizio, ho già sottolineato tutto quanto il libro, quindi mi piace un sacco, ha il giusto punto di ansia, è in terza persona, però è molto bello, quindi per me questo è un sì. Lo sconosciuto delle poste è, mi sembra che sia una storia accaduta veramente ed è questo che mi spaventa nel leggerla, perché quando l'ho presa c'era l'offerta, no? Che non mi ricordo più, era tipo 15 euro, due libri, oppure anche uno, era comunque una cosa così, no? E mi ricordo che quando l'ho presa ero indecisa tra questa e tra un libro che parlava di cani che sapevano parlare. E il libraio mi fa, il commesso, no? Mi fa, prendi questa che è basata su una storia vera. Io in quel periodo ero nella mia fase di... Oh mio Dio, quanto è bello l'horror. Oh mio Dio, voglio morire di spavento. Infatti guardavo i disastro crime ogni giorno. Capitemi, vi prego. E me lo sono preso. E mia madre mi sta minacciando di uccidermi se non lo leggo. E però io non ho paura. Cioè io già devo leggere una brava ragazza e una ragazza morta. Già devo leggere sulle tracce di Jack lo Squartatore. Cioè, nel senso, abbiate un po' di pietà. Quindi per me, per questo mese è rimandato. Poi ho Olympos, che è Vizi, Amore e Avventure degli Antichi Dei. Questo è anche un libro che ci ha dato la mia prof di latino, quindi mi tocca leggerlo per forza, se no quello è capace di venirmi sotto casa. Peccato. Quindi Olympos è un... probabilmente ragazzi contatterò qualche mia amica che l'ha già letto, mi conosco. No, scherzo, lo leggerò. Quindi niente, avevo detto che avrei sospeso il giudizio di siamo tutti fatti per essere felici e facciamo che sospendiamo il giudizio fino al mese prossimo. No, scherzo, perché poi dopo tipo ho paura di leggerlo e di entrare in... Cioè, ho paura di leggerlo a settembre e di entrare in blocco, ma ho paura di leggerlo ora e di entrare in blocco perché inizio a pensare alla scuola. Uffi, però non lo so. Facciamo così. Io direi che una volta al giorno leggo un capitolo e potrebbe andare. Sì, dai, io direi che sì, siamo tutti fatti per essere felici. Me lo appunto qua. Non è sicuro che io lo legga, io già ve lo dico, però tentare non nuoce, anche perché qua sto andando sulla mezz'ora, forse è meglio se mi sbrigo. E niente, ho finito. Vi conto quanti libri sono: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 libri. Morirò prima. Scherzo, sono anche abbastanza pochi. Il mese prima ne ho letti di più, però va bene. Quindi questi sono i libri che ho scelto per questo mese. Fatemi sapere se vi sono piaciuti, se voi avreste, diciamo, messo quelli che ho scartato, se avreste scartato qualcuno di quelli che ho messo. Detto questo, io vi saluto, vi auguro una buona serata e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, buona lettura.